c'è la possibilità e la disponibilità di leggere i libri ad aula. Quindi, se tu vuoi prendere qualche libro, troverete La Serra Tropicale e La Serra delle Succulente. Più che altro per far vedere proprio come crescono e si sono evolute le piante tra la, dove non c'è l'acqua, e sole a manetta, dove non c'è il sole perché è tutto coperto dalla foresta e tantissima acqua. Quindi fatto in questo modo per i bambini visivamente proprio, cioè. Poi hanno fatto, è una cosa carina, si fa prima il giro delle succulente, si passa dentro la grotta e si cambia completamente scenario, quindi è molto di impatto. E poi con il rumore della cascata, quindi fa tanto. Vi dico solo, queste piante che adesso andremo poi a appendere in serra, e una ve la faccio vedere, mio marito l'ha già presa perché sennò si distruggeva, sono queste qui, piante dell'ex presidente che ormai manca, che è mancato, Vito Viganò, e che le ha lasciate in eredità all'associazione. E di là c'è quel piantone enorme di Rudy, che è il fondatore della LAO, che è ancora nostro socio, è ancora in vita, e ha detto che praticamente le sue piante le lascerà poi, cioè quelle più piccole, che si divideranno tutti i soci, okay, però gli esemplari grossi li ha voluti lasciare alla LAO, perché la sfera rispetto a una quota piatta ha meno superficie esposta diretta al sole in pieno. Adesso qui non vi so spiegare molto perché non è il mio mondo, non è proprio il mio mondo. Il lapillo è eterno, adesso questa ha la possibilità di crescere
farà la palla come quella che avete visto di là, e però non è un supporto eterno, perché il sughero non marcisce, la fila non marcisce, e posso lasciarla lì. La puoi lasciare lì. Esatto, e viene e tiene tanta umidità, perché la fila dentro riesce ad avere l'umidità. Organico e che si decompone, quindi in realtà se uno va a toccare non è la nostra terra, è un materiale, un humus molto molto areato, molto soffice e molto umido, e quindi bisogna sempre riuscire a dargli la reazione alle radici, ma una roba che comunque sia simile comunque al terreno. E allora io mi sono sempre trovata bene con, mettendo il terriccio mischiato un pochino a comunque roba che dà reazione. Poi metto il marmo di Carrara perché è calcareo, sì, e così non devo star a mettere il carbonato di calcio. E sassi porosi? Io mi avevo chiesto a mettere le piante. Dipende che cos'è, però secondo me sì. Cioè tipo, spesso i sassi porosi sono lava vulcanica. E il lapillo è praticamente sono questi sassi porosi che sono sminuzzati. Ma sai perché? L'avevo detto a mio fratello, non ti è mai venuta l'idea di trovare una, magari la fanno i nostri, perché per vedere cosa fa? Perché allora io volevo, adesso non l'ho fatto perché qui appendo tutto ed è un problema. A me una cosa del genere volevo farlo con questo qua. Questa è una pianta che ha 10 anni. Quindi sono quelle piante che, cioè una, è a me tipo soprammobile, cioè metti la roccia o qualcosa di carino, ci metti la piantina piccola. Comunque ci mette 50 anni, tra 50 anni è ancora così. Adesso qua sta facendo, sta iniziando a fiorire adesso. Però quelle cose lì sì, ma su queste cose, con queste cose che rimangono piccoline, ti possono gli occhi dare la roccetta appoggiata lì con la piantina. Volevo provare a fare. Queste qui sono i Schoenortis. Sì, guarda. Questa è la, non mi ricordo mai come si dice, pacchia, la pacchia Artis. L'uomo del monte. Pesa un quintale quella pianta. Wow! Ma le stesse foglie fanno la maschera per le... Cioè, come si comporta? Perché vedo che le foglie la raccolgono. Praticamente sono tutte felci. E c'era sicuramente sotto un tipo vaso. Okay. E poi le ogni volta fa quelle foglie nuove, sì, che subito sono verdi e poi disseccano, sì, avvolgono poi tutto. Mamma mia, che meraviglia, è bellissima. L'hai trovato? Sì. Come si chiama? Allora, quella lì, ora non mi ricordo, non mi viene il nome. Non mi viene il nome. Platicentrum. E dentro, se guardate, sopra c'è piantato un dendrobium, c'è un dendrobium dentro, dentro la felce. Sì, è stupenda così. Già, perché in natura ci sono delle orchidee che nascono dentro loro. Sì.